rendere molto concrete le cose che vi ho detto nella lezione precedente, adesso facciamo un esempio che io ho preso dallo studio di un collega che si chiama Pelo Rosso. Le slide sono, le ho messo Pelo Rosso e Rigore, nel senso che poi le slide le ho combinate io, ma lo studio, questi studi sono stati fatti da questo collega che è un urbanista, adesso non so dove sia in... E mi sembra che rappresenti bene il tipo di problemi che voi vi potreste trovare ad affrontare. Ci sono due casi, sono illustrati in questo numero di sentieri urbani che era l'organo, diciamo, dell'Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Trentino, e lo potete trovare in rete. Ci sono due casi, uno è un'espansione urbanistica a San Nicandro in provincia di Bari, e il secondo è un'analisi di un'area della città di Bari. Questo è il primo caso di studio, quindi vedete una mappa, ma voi siete bravi a disegnare queste mappe qua, giusto? No, vi faccio vedere perché questo, nel bene o nel male, mostra anche alcune cose che poi bisogna fare, quindi qui vi mostro una mappa, ma chi ha fatto questo lavoro ha disegnato questa mappa. Quindi voi, questi sono elementi di conoscenza che io non sono in grado di comunicarvi in questo corso, ma che voi dovete pretendere di avere per poter fare questo tipo di lavori. Cioè, non tanto, la mappa, questa in genere vi viene data, se la diciamo tutta questa mappa, vi viene data dagli uffici comunali, in questo caso del comune di San Nicandro, ma qualcuno l'ha disegnata. Si tratterà di una mappa disegnata con un CAD, non faccio nomi per non fare pubblicità, ma praticamente ne esiste solo uno che è diffuso dappertutto, e dove sono qui identificate varie aree. Quindi queste varie aree, voi fate anche tecnica urbanistica, giusto? E quindi non spetta a me spiegarvi queste cose qua, ma ve le spiegherei anche Mario. Qui per esempio ci sono delle zone di espansione verde, qui c'è una pista ciclabile. Questi sono altri elementi che adesso non ricordo esattamente cosa sono, ma mi pare bello. No, non l'ho scritto. E questo in genere è il disegno fatto da un urbanista. In realtà dovrebbe essere fatto insieme ad uno di voi, nel senso che già questa suddivisione che cosa prevede, per esempio, l'esistenza di alcune aree verdi in alcune posizioni che certamente sono magari dettate da altre considerazioni che sono date dalla possibilità che si genera su quell'area lì. Però poi voi su queste dovete costruire anche la vostra rete fognaria, quindi alcune indicazioni preventive magari potrebbero essere date, e comunque ci dovrebbe essere un lavoro, diciamo, in team su questo argomento, su questa cosa. Le dimensioni dell'area, intanto. Le dimensioni di quest'area sono di 10 ettari, che sono una dimensione abbastanza tipica del tipo di lavori che bisogna fare su. Quando si fa 10 ettari, meno di un chilometro quadrato. E come vedete, questo deriva più o meno dalle norme urbanistiche, cioè in funzione il comune decide, qua le regole, potete voi stessi contribuire a farle in certe fasi delle operazioni, a seconda di dove vi trovate nella catena decisionale quando questo succede. Però se non studiate bene tecnica urbanistica, queste cose non sarete voi a farle. 4 ettari di aree residenziali, 1800 metri quadri di parcheggi, 5500 metri quadri di area verde. Una pista ciclabile che connette le due aree verde pubblico, e varie attrezzature di interesse comune o religioso, perché per esempio potrebbe essere una chiesa.
chiesa o una moschea, per esempio. Ed ecco i leghisti che quando vogliono si sollevano ed escono dalla casa. Quindi, in realtà questa vi deriva dalle norme di prescrizione urbanistiche, però voi con la conoscenza di quello che ci deve venire fatto sopra potreste anche intervenire in teoria prima di questa fase della produzione di questa mappa, per dire, per la salvaguardia idraulica di questa rete potrebbe essere che questa non è esattamente la distribuzione ottimale. Ci sono fasi dello sviluppo di tutto questo processo, questo ragionamento nel quale voi vi potete inserire. Invece di solito all'ingegnere non gli passa mai in testa questa cosa, viene catapultato sull'ultima parte e si mette lì a lavorare come un foglione, diciamo, su quello che è stato dato, arrivando poi alla fine a proporre delle situazioni che non sono magari quelle ottimali, perché in realtà nell'intero processo non ci si è svegliati prima. L'intero processo, cioè poi il professionista si trova quello che si trova, ma qualcuno di voi era da altre parti del processo, in questo processo qua, di questo dovete essere consapevoli. Allora il primo obiettivo è quello di stimare, ma avrebbe dovuto essere precedente in realtà alla procedura di quella mappa lì, stimare dove va l'acqua in modo naturale, se ci sono degli elementi naturali di distribuzione dell'acqua, e anche di capire come comunque quando viene progettata la lotizzazione, dove ipoteticamente andava l'acqua prima e dove va l'acqua dopo, perché qui chiaramente si tratta tra l'altro di un luogo che potrebbe sembrare particolarmente innocuo, cioè piano. Però supponete, mettete questo su un cocuzzolo di una montagna, se voi progettate una o di un colle, se voi progettate una zona di espansione urbanistica e poi fate in modo che tutte le acque vengano collettate in un singolo punto, potete creare dei dissesti cosiddetti idrogeologici per mancanza di attenzione a questo problema. E quindi ci dovete pensare prima. Che cosa ci serve per conoscere sta roba qua? Vi ho detto prima, voi sapete di usare un CAD, ma in realtà il CAD non è esattamente lo strumento necessario, perché il CAD è lo strumento con cui disegnate. Quello di cui avete bisogno è un sistema informativo territoriale. Noi durante il corso, non dico che vi introdurremo in maniera molto semplice, almeno per farvi vedere che c'è un sistema informativo territoriale, o GIS, Geographic Information System, un sistema informativo territoriale, sia una parte propriamente di CAD, di disegno, però non è uno strumento dedicato al disegno, è uno strumento dedicato a contenere informazioni, e queste informazioni hanno una caratteristica peculiare, che sono georiferite, cioè il luogo ha delle coordinate geografiche e voi potete andare con le coordinate geografiche esattamente in quel punto dove dovete andare, in quei punti dove dovete andare. Invece se avete un CAD, questo è generalmente è disegnato in proporzioni corrette, ma generalmente è sprovvisto di indicazioni geografiche e quindi voi non sapete dove collocarlo nello spazio. Il sistema informativo territoriale poi contiene vari strati informativi o layer informativi che contengono informazioni di tipo diverso, per esempio quali sono le aree verdi preesistenti, quali sono dove sta il reticolo idrografico preesistente, le quote con una certa precisione, perché adesso in quasi tutta Italia per esempio le quote sono conosciute attraverso voli laser altimetrici e questi voli sono di estrema precisione, cioè la quota sull'ellissoide assoluto, questo termine non so se vi dice qualcosa, ma dovrebbe, hanno precisioni dei centimetri. In questi, diciamo, mappe delle quote si vedono i marciapiedi come differenza di quote. La precisione assoluta con cui si conosce la posizione di questi marciapiedi
là dove esistono, è dei centimetri, non dei metri. Tutto quindi, tutte queste sono informazioni che si chiamano dati digitali del terreno e vanno in un sistema informativo geografico. L'altro elemento di cui vi volete appropriare sono i dati climatologici. Dove stanno i dati climatologici? Un po' ve l'ho detto, poi andremo, però vi invito ad andare a vedere per esempio il sito di Meteo Trentino, scritto tutto attaccato. Nel sito di Meteo Trentino sono riportati vari elementi, dati climatologici, per esempio quelli che a noi servono in questo caso sono le precipitazioni di massima intensità annuale, che sono quelle che ci servono e vanno inserite per il calcolo delle curve di possibilità pluviometriche. Chi di voi è Veneto? Chi di voi è Veneto va dall'ARPA Veneto, perché l'ARPA Veneto. Chi di voi è Emiliano? Un solo Emiliano. ARPA Emilia e così via. ARPA per il Piemonte. Le agenzie che gestiscono i dati climatologici che sono necessari alla progettazione sono gestite da questi enti regionali e con una certa con un certo sovrapposizione anche della Protezione Civile Nazionale, e voi i dati li reperite lì anche perché devono essere dei dati certificati e codificati. Voi non potete progettare sulla base di dati che vi inventate voi. Nel caso che dati non esistano, in questo caso non siete in grado di ricostruire i dati, perché vi servono delle serie storiche lunghe 30-50 anni, e non si tratta di fare una misura sulla quale voi, per esempio, ponete a vostra scienza e coscienza una firma che è corretta. E quindi questi sono gli enti che voi andate a prendere. Poi dovete avere degli strumenti per disegnare le direzioni di drenaggio. Sulle direzioni di drenaggio io vi ho già parlato nella parte precedente, si fanno generalmente un po' a sentimento, salvo il fatto da dove ci sono i corpi idrici, i recettori già presenti in superficie, che quindi vengono tracciati secondo un'idrografia standard. Se fossimo in un terreno molto pendente, l'acqua segue a meno di dettagli le direzioni di massima pendenza, quindi il gradiente della pendenza all'incontrario, perché il gradiente è verso l'alto, l'acqua va verso il basso. E poi servono strumenti di calcolo dell'onda di piena, che sono quelli su cui ci soffermeremo. Il calcolo dell'onda di piena non è una cosa così difficile da fare, se vogliamo, ma non è una cosa neanche così semplice. E si può fare in vari modi, alcuni sono buoni, altri sono meno buoni. Io cercherò di insegnarvi uno molto tradizionale, che nella sua formulazione concettuale è comunque molto generale, che tira via un sacco di complessità dalla formazione dell'onda di piena, mentre lo farò, cercherò anche di dirvi dove stanno le semplificazioni che facciamo. Perché alla fine poi noi andiamo a progettare la nostra fognatura, dobbiamo progettare il diametro interno dei nostri tubi dal punto di vista idraulico, e questi li calcoliamo su che cosa? Sulla massima onda di piena che possiamo ottenere in quel luogo lì con un assegnato tempo di ritorno. E quindi tra l'altro non usiamo tutto l'idrogramma, si chiama, cioè il tracciato di una piena che si viene a formare e poi si esaurisce, ma usiamo solo il massimo della portata. Quindi un dato molto semplice, perché per questo anche che facciamo delle semplificazioni nel calcolo. Ecco appunto, sulla valutazione degli effetti, qui
viene applicato a priori il principio della, del controllo locale delle, delle ranocchie. E queste, vedete, sono le soluzioni che voi vedete. Vabbè, questa è una soluzione, poi si deve calcolare il dimensionamento dei, delle tubazioni, eccetera, 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 ma questo lo vedremo. Il secondo caso di studio altrettanto interessante è quello di un'area all'interno della città di Bari. Questo è un caso di un sistema molto più grande, 330 ettari. E quello che succede è che anno dopo anno, per un motivo che non si sa bene neanche quale sia, ma evidentemente uno dei tre motivi che abbiamo indicato, cioè cattiva progettazione, cambiamento delle condizioni di uso del suolo, cambiamento climatico, mancata manutenzione della, della rete perché va mantenuta, e un'altra potrebbe essere anche obsolescenza della rete, cioè se la rete è stata progettata tanto tempo fa, certe tubazioni potrebbero esserci rotte, certi dispositivi idraulici si potrebbero essere rotti. I danni che, cioè la soluzione diciamo tradizionale del rifacimento di quest'area, su questa, del, questa rete di fognature, su tutta quell'area lì grande di 330 ettari è 120 milioni di euro. Non noccioline. Quindi quello che si tratta è quello di cercare che magari non ci siano delle soluzioni che senza mettere mano all'intera rete possono produrre quelle opere di mitigazione all'interno della rete con operazioni diciamo ingegneristiche grey, grigie, cioè di calcestruzzo, come grey come calcestruzzo, minimali, diminuendo i costi. Allora la prima fase che bisogna fare, bisogna individuare qual è il bacino di drenaggio. E la seconda fase è la definizione del, di qual è l'evento critico, per così dire, di questa. Qui in realtà vedete un sistema diviso in quattro parti, che questo autore Pelo Rosso tende e cerca di identificare, poi li scorriamo. Allora, per l'individuazione del bacino, qui fa un'operazione che in realtà è più sofisticata di quella che io vi ho mostrato prima, un po' così a occhio, ma il risultato presumo non sia poi così diverso. No? Beh, qui ci sono varie fasi del lavoro. Una prima fase è vedere quale documentazione c'è relativamente alla fognatura presente. E sulle tipologie di fognature presenti, ci sono fognature miste, fognature nere e fognature bianche. E qui per esempio, adesso non mi ricordo più i diversi colori a che cosa si riferiscono. E in generale però quello che si vede è che si possono identificare tre bacini differenziati in quest'area. Uno colorato in, con la linea verde, però non la vedo, un'altra arancione e una linea magenta. Ecco qua, arancione, un verde e magenta. Se non pensavo al reticolo idrografico. Qui c'è un'analisi della del tipo di rete che deriva da analisi in loco, dall'analisi della, della documentazione esistente e anche qui da un'analisi fatta con un LIDAR della superficie. LIDAR è un sistema laser di misurazione, in questo caso delle quote, come il laser che voi usate per misurare le dimensioni delle stanze. Sono dei laser con quali potete aerotrasportati con i quali potete misurare la topografia. L'altro elemento, poi ci sono mille altri elementi che qua sono considerati, in particolare viene calcolata anche la popolazione incidente su quest'area, che è di quasi 50.000 abitanti.
Ci dovrebbe poi essere una fase che permane però abbastanza nell'ombra, che è la fase di identificazione della sensitività del sistema rispetto per esempio a cambiamenti, no? Questo presume intanto che noi abbiamo una descrizione accurata dell'idraulica del sistema, abbiamo un elemento, un modello idrologico per calcolare per esempio le portate in maniera corretta, un modello idrologico che sia viceversa da quello che vi avevo detto prima, che è abbastanza complicato da poter permettere alcune variazioni, cioè queste variazioni per esempio relative all'uso del suolo e anche alcune variazioni relative per esempio al fatto che è vero che la mia progettazione la faccio sulle portate massime, ma è anche vero che se io voglio calcolare la resilienza di una certa area devo in qualche modo poter simulare delle onde di piena completamente. E quindi cambio degli aspetti, per esempio dico va bene, a questo punto voglio verificare per esempio a prescindere dal tempo di calcolo e dal tempo di ritorno, che si fonda su ipotesi statistiche che potrebbero essere non contenere correttamente gli effetti climatici degli ultimi 10 anni. Andiamo per esempio a rianalizzare quello che è successo negli ultimi 10 anni su quest'area qua e vediamo come cambiando alcuni fattori questo quali sono le parti per esempio del bacino che ipoteticamente possono essere poste in crisi. Questo si chiama analisi di sensibilità. E l'altra parte di analisi è più carattere, diciamo, socio-economico, nel senso che rispetto al fenomeno, alla manifestazione del pericolo, chiamiamolo così, cioè di certi livelli di presenza di acqua in superficie, dovremmo anche andare a cercare di capire qual è la capacità del nostro sistema di reagire a questo pericolo, oppure qual è la vulnerabilità, si dice, rispetto a questo pericolo di una determinata zona, che dipende dal tipo di funzioni che sono in quella parte della città e così via. Cioè io ho un pericolo, ma non necessariamente questo pericolo si traduce in rischio, si direbbe in un altro linguaggio. Il rischio c'è solo quando c'è qualcuno che io posso ferire con quel pericolo. Io posso lanciare una freccia, ma se la lancio di qua non colpisco nessuno. C'è tanto pericolo ma poco rischio. Se invece io ho una freccia pericolosa e la lancio di qua, la probabilità di, per quanto maldestro io sia, di beccare qualcuno di voi è molto alta, quindi in questo caso il rischio è molto grande. E allora quindi noi nella parte della di queste definizioni, di questi caratteri, diciamo, socio-economici, naturalmente il sistema, non c'è una grande letteratura che permetta di fare queste cose. Qui ci si deve un po' arrangiare sulla base dei criteri che pure sono definiti, ma non relativamente a questo tipo di problemi. E qui il nostro autore si è sbizzarrito su trovare degli indicatori, perché in genere gli urbanisti poi agiscono su indicatori che caratterizzassero questa capacità di resilienza. Rispetto quindi alla manifestazione, all'analisi in cui noi osserviamo che ci sono delle zone più pericolose di altre, a prescindere dal metodo che è stato usato qua, poi noi offriamo attraverso magari l'analisi con un modello idrologico delle soluzioni. Per esempio qua il tipo di analisi che è fatto, insomma, sono andati a mappare la produzione di runoff, la criticità rispetto ai picchi del runoff, creandosi delle categorie di più o meno rischio. Quando si creano delle categorie c'è sempre un giudizio soggettivo che entra in gioco, e questo giudizio soggettivo presentato per esempio qui dall'autore, dagli autori che hanno fatto questo studio, non è che sia
cioè, è soggettivo e probabilmente neanche del tutto condiviso con una comunità vasta, no? Però comunque la metodologia è sicuramente corretta, cioè quella di cercare di individuare delle aree in cui dove non c'è rischio è facile da identificare, perché dove il rischio normalmente non c'è, dove non c'è vulnerabilità, non c'è nessuno da colpire. In questa direzione non c'è rischio, in questa direzione c'è molto rischio. E le altre condizioni di rischio potrebbero tener conto anche di fattori economici particolari che devo vedere se devono di altri fattori particolari. In base a questo tipo di analisi poi viene prodotta una cartina di questo tipo in cui dice: certo, sulla base di questi criteri che sono semi quantitativi, chiamiamoli così, c'è un'area che è assai poco resiliente e che ha alto rischio, e altre aree che apparentemente sono maggiormente resilienti. Perché fare un'analisi di questo tipo? Perché intervenire su tutta l'area costa 120 milioni di euro, e quindi noi dobbiamo stabilire delle priorità di intervento. E cioè, sicuramente questo, la priorità degli interventi spetta poi anche alla politica decidere dove farla, ma la parte tecnica deve fare una sua parte cercando di capire, in funzione di elementi più abbastanza oggettivi, dove si deve intervenire per prima. Poi arriva il politico e dice: no, io abito qua e qua dobbiamo intervenire per primo. Lo dico scherzando naturalmente, però la dinamica di queste cose vi deve anche essere. E invece voi, no, dice: beh, io sono sicuro che lì avremmo il massimo profitto per la comunità nell'intervenire in quella zona che abbiamo segnato di rosso. E voi, come buon ingegnere, lo mettete nero su bianco. Dopo chi dovrà decidere, deciderà per noi. In particolare, in questi criteri, comunque, che possono, è vero che le norme stabiliscono la progettazione e la resilienza delle fognature rispetto a tempi di ritorno di 10 anni. Però è anche vero che esiste tutta una serie di norme, prevalentemente a livello europeo, poi recepite anche dalla legislazione italiana, di adattamento per esempio ai cambiamenti climatici. Ed è nell'interpretazione anche di queste norme, in particolare del piano di adattamento ai cambiamenti climatici che voi vedete è stato realizzato nel 2014, sui quali voi come progettisti potete proporre delle azioni che magari si allontanano dall'applicazione della normativa di progettazione, diciamo quella semplice e non quella complessa. Quindi sono questi gli elementi che voi dovete tenere in conto. Ma vi devo dire che è una strada che non è, è una strada, è anzi è un'autostrada aperta, però queste pratiche non esistono. Non esistono solo nell'idea ingegneristica, ma neanche nella pratica urbanistica spesso sono inserite questo tipo di analisi. Tuttavia voi le dovete avere presenti, e gli strumenti che andiamo ad identificare sono quelli di cui abbiamo bisogno. Ecco qui la riproposizione della nuova mappa che può suggerire evidentemente una priorità degli interventi, anche il tipo di interventi. Per il tipo di interventi poi, a seconda delle aree, a seconda delle vulnerabilità che si sono identificate, e a seconda anche della struttura urbanistica dei luoghi, vengono proposte delle soluzioni diverse. Perché per esempio qua dicono: qua
possiamo fare un parcheggio, facciamo un bene. Un parcheggio magari serve anche per altre cose in quella zona, lo facciamo però con un materiale nuovo, in particolare con un asfalto permeabile, in modo tale che la produzione del ranocchio non è dello 0,9 rispetto alle precipitazioni, ma è dello 0,3, dello 0,4. Qui possiamo fare un bacino di ritenzione. Bacino di ritenzione che tiene dell'acqua che poi magari depuriamo e magari riutilizziamo. E qui vengono, evidentemente questa è un'area dove è prevista anche un certo tipo di rifacimento urbanistico, per cui si può prevedere che le case vengano costruite con tetti verdi piuttosto che con tetti normali. I tetti verdi assorbono praticamente le precipitazioni di media intensità e quindi possono contribuire a ridurre di molto il deflusso superficiale. Il tipo di strumenti che in realtà non vi insegniamo, ma che vi diciamo almeno quali sono, tipo swim e tipo, cioè che fra un po' andrete ad usare per fare questo tipo di parte di progettazione, permette poi di calcolare gli effetti delle soluzioni che andate a proporre. Per esempio, gli effetti vengono calcolati naturalmente in funzione dei tipi di indicatore che avevate usato per stabilire prima qual era la vulnerabilità del vostro sistema. Per esempio, qui rispetto alle situazioni che erano state previste prima, il sistema di calcolato compare qui. Ricordatevi, verdino è buono, rosso di solito è cattivo in queste mappe, no? In queste, il codice dei colori come quello dei semafori, verde si passa, rosso non si passa, no? Quindi si può osservare un risultato. È una procedura, la procedura di per sé ha dei gradi di arbitrarietà all'interno, però questi, almeno questi gradi di arbitrarietà sono codificati e la procedura di per sé è ripetibile, che la rende in qualche modo standardizzabile e usabile anche a ripetizione, andandola poi magari a cambiare quando questo si riveli necessario con un'analisi più attenta. Dopodiché voi vi trovate con in mano con uno strumento interessante, perché non dico decisivo, ma interessante, perché siete in grado di dare una procedura in qualche modo quantitativa e codificata per dire: si passa da una situazione pericolosa o comunque per l'economia, se non per le persone, ad una situazione che invece è meno pericolosa. E lo scopo appunto delle lezioni che poi faremo e dell'esercitazione che noi facciamo in seguito, in realtà sarà piuttosto tradizionale nella prima parte, cioè si tratterà di progettare opere di questo tipo. Magari se voi vi ricordi, non so, dove fate, dove lavorate per tecnica urbanistica, magari per esempio potete prendere la parte di territorio che voi analizzate in tecnica urbanistica e progettarsi sopra la fognatura o l'infrastruttura idraulica, per esempio, per minimizzare il cambiamento idraulico. Questo potrebbe essere un obiettivo. E potete anche fare i calcoli in un paio di modi diversi, assumendo che per esempio i tetti o localmente siano messi degli elementi di stoccaggio, andando quindi a variare i coefficienti di afflusso, come vedremo che si chiamano, per calcolare la fognatura. Lo strumento che avrete in mano, che si chiama SWIM, consente di fare tutto questo tipo di analisi. Noi sfortunatamente non avremo il tempo durante il corso di andare a capire quali sono le sfumature di utilizzo di questo
di questo strumento e a conoscerlo abbastanza a fondo da poterlo usare così finemente da poter fare bene questo tipo di analisi, ma almeno sapere che si possono fare e avere i primi rudimenti di questo strumento che consente anche di fare queste cose, mi sembra sia una buona idea. E direi che qua possiamo fermare.